Buonasera, buonasera a tutti gli amici alla visione e all'ascolto di Telegalileo. Vi stiamo per trasmettere da Gubbio il 26esimo Memorial Mancini fra la Ternana e la formazione rossoblu Eugubina. Nei 90 minuti del recupero qui a Gubbio fece 1-1, vantaggio di Defendi e poi pareggio di Plescia. Sembra cominciare sotto i migliori auspici, ma io direi di andare a dare lettura delle formazioni, poi più tardi magari negli intermezzi riparleremo di quella brutta pagina. A te, Rita. Tra l'altro accostato pure alla Ternana in diverse circostanze qualche anno fa, è quello che gestisce adesso il pallone a centrocampo, lancio in verticale, cade Mammarella ma l'azione è regolare, attenzione, si presenta in area di rigore Malaccari e il gol del Gubbio. L'assist di Sbaffo. De Silvestro per Cesaretti che infila. Niosi, attenzione, Argento lanciato sulla destra, Niosi lo serve, Argento il tiro e il gol. Bel pareggio della Ternana, bella azione di Niosi che vede l'inserimento di Argento con il tempo giusto, palla davvero col contagiri e conclusione incrociare diagonale. Palle piazzate ovviamente con Carlo Mammarella sono un'arma in più e infatti palo di Russo, manco a farla apposta, ricordavamo. Mammarella è letale nei calci piazzati. In area di rigore vantaggiato, sfida con Ate, palla fuori, Mammarella, il cross Argento, ancora traversa della Ternana, traversa su parata del portiere Ravaglia che è stato decisivo sul colpo di testa di Argento. Dirige all'inglese, come si dice. All'inglese, sì. Ancora Gubbio, attenzione, il tiro di De Silvestro. Filippini per Bacchetti, il cross dentro, il colpo di testa. Porta avanti il pallone, Sbaffo, l'inserimento proprio di Battista, Ignazio Battista, il cross di sinistro e l'anticipo di Russo, vantaggiato. Dribbling secco di vantaggiato che va via, ancora vantaggiato, c'è Furlan a sinistra, vantaggiato va da solo, vantaggiato il tiro, la parata di Zanellati, un po' lezioso adesso questo colpo di tacco addirittura di Conti e Gubbio che si va complicando la vita, perde il pallone, Marilungo dentro per vantaggiato, paratissima di Zanellati. Cesaretti per Battista, scoperta la Ternana, Battista dentro ancora in area di rigore per Cesaretti, sterzata, toccato, c'era il fallo, Maurizio che mi dice? Ho qualche dubbio. Col cascio conto. Teste non probante però. Seguiamo l'azione del Gubbio, attenzione in area di rigore, palla dentro, salva Nesta, l'azione non è finita, il gol, e c'è il gol, azione insistita dopo il cross del numero 21 Lacti, il gol lo ha segnato il Gubbio e la partita finisce qua, triplice fischio finale.